ben ritrovati da Francesco Cirillo Gallucci e da Terre Verdi, la rubrica di Esperia TV, canale 18, che si occupa di agroalimentare. Ci troviamo nelle immediate vicinanze dell'altopiano del Monte Porro, in provincia di Vibo Valentia e nel comune di Spilinga. Non è un caso che vi abbia citato il comune, perché dovrebbe essere già un utile indizio a capire quello che è il prodotto del giorno. Oggi puntata dedicata alla 'nduja, prodotto che affonda le sue radici nella storia ma della quale ancora oggi si sa molto poco. Siamo venuti a trovare Luigi Caccamo, l'artigiano della 'nduja, proprio qui a Spilinga, perché da lui vorremmo avere informazioni utili a capire quello che è il ciclo di lavorazione, la filiera di questo prodotto che veicola calabresità più di ogni altro. La 'nduja è un salume calabrese di consistenza morbida e dal gusto particolarmente piccante. Il nome 'nduja è collegato a un altro particolare tipo di insaccato costituito da carne e spezie, il francese anduille, dal quale la 'nduja probabilmente prende il nome. Il massiccio esodo calabrese verso il nord Italia e verso le Americhe dell'immediato dopoguerra ha certamente contribuito a far conoscere al mondo la bontà della 'nduja, fino alla definitiva consacrazione odierna che la vede protagonista nelle ricette di ristoranti stellati. È tipica delle zone dell'altopiano del Poro, Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, detta città della 'nduja, è il comune d'elezione, ma l'area di produzione è estesa a molti comuni, in particolar modo a quelli del versante tirrenico, a tal punto da far della 'nduja un alimento tipicamente associato a tutta la Calabria. Storicamente la 'nduja è un piatto povero, nato per utilizzare i ritagli del maiale ricavati dalla spalla, dalla coscia, dalla testa e dal sottopancia, come il guanciale, la pancetta e il lardello. Le carni vengono finemente tritate insieme ad abbondanti dosi di peperoncino rosso calabrese, essiccato e fresco, impastate e amalgamate fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso, infine insaccato nel budello cieco orba per poi essere stagionata con o senza affumicatura. Insieme al sale, l'abbondante contenuto di peperoncino con le sue proprietà antisettiche fa sì che la 'nduja non abbia bisogno di alcun altro conservante. Si consuma spalmandola sulle fette di pane abbrustolito, meglio se ancora calde, per consentire lo scioglimento delle parti grasse e sprigionare tutti gli aromi. È utilizzata come base di sugo al pomodoro e per arricchire il ragù. Può essere usata per guarnire la pizza, si può degustare sui formaggi freschi o stagionati, può entrare nella composizione di frittate, accompagnare le verdure soffritte e fin anche abbinare a pesci, crostacei e molluschi. Dal 1975 ad oggi, l'8 agosto di ogni anno, a Spilinga si tiene la sagra dedicata alla 'nduja. Buongiorno e bentrovato a Luigi Caccamo. Io da subito inizierò a chiamarti l'artigiano della 'nduja, come le notizie su internet ti presentano. Io, Luigi, appena arrivato fuori dalla tua azienda, ho detto due cose e vorrei partire da lì. La prima, ho detto che la 'nduja, il prodotto che tu tratti, che tu lavori, ha origini antichissime e che c'è un po' di incertezza sulle origini, su quella che è la sua storia e la conseguente evoluzione. E la seconda cosa che ho detto, senza timore di smentita, che è il prodotto che oggi veicola nel mondo più l'immagine di calabresità. Buongiorno, sì, hai perfettamente ragione su entrambe le tue affermazioni. Quindi la prima, perché ha origini antiche, risale all'origine, si parla dei primi dell'Ottocento. C'è chi lo identifica con Gioacchino Murat, c'è chi lo identifica ancora prima con l'avvento qua di qualcuno di Tropea, che era tipo il filosofo Galluppi, che era in Francia ed è venuto qua, e essendo poi una persona abbastanza colta ha fatto sì che tutti gli spilingesi avessero tipo anche la pronuncia del nome 'nduja, e solo qua Spilinga si pronuncia così, derivasse, ecco, proprio questa J letta come già. Quindi sicuramente qualcuna di queste due si avvicina più di tutte. Per quanto riguarda poi la calabresità nel mondo, diciamo che
siamo davvero contenti che ancora di più, più andiamo avanti e più ancora di più Ndugia è sinonimo di Spilling e di Calabria. Ora Luigi, a breve noi, sempre grazie alla squisita ospitalità del signor Caccamo, faremo visite in quelli che sono gli stabilimenti di produzione, però io prima di entrare vorrei tu facessi chiarezza su un altro aspetto, che è quello della materia prima con la quale viene fatta l'anduja. Si è sempre detto che è un insaccato povero, però c'è il grande equivoco di pensare che fosse fatta da parti del maiale povero. Non è così, sappiamo Luigi, invece è fatta con i ritagli di materia prima di primissima scelta. Cioè, vabbè, ci sono sempre delle dicerie. Si è sempre detto che si faceva con frattaglie, mentre qua a Spilinga non è stato mai così, assolutamente. C'ho memoria storica, sto ripetendo ultimamente spesso, memoria storica di mia suocera, dove lei oggi 84enne mi racconta di sua madre e di sua nonna che facevano, che gli raccontavano che facevano questa anduja, e quindi si parlava con i ritagli di testa e i ritagli di pancetta per fare alla fine la classica orba, che era l'intestino tenue del maiale, che per quanto ce n'era uno per ogni maiale, quindi usciva, poteva essere 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, in base poi alla grandezza naturalmente del maiale, più si faceva qualche budello così gentile per fare un paio di chili così. Erano ritagli di carne di testa e ritagli di pancetta. Poi è normale che con l'avvento del benessere, perché prima, come ben sappiamo, il lardo veniva usato per fare lo strutto, per fare il sapone, quindi era una cosa proprio, doveva, ti serviva per un anno tutte quelle cose, ecco. Quindi poi magari il benessere che arrivava ha fatto sì che si cominciassero ad utilizzare i tagli, diciamo, altrettanto nobili, quindi il lardo di schiena per parti anatomiche intere, quindi lardo di schiena, pancette e guanciale, che fanno sì che oggi il prodotto sia abbastanza, ancora di più, ancora più saporito. Quindi parliamo, è normale che il capocollo, la coscia, veniva usato per fare i salumi, diciamo che fino all'altro giorno, cioè voglio dire fino a qualche anno fa, magari erano i salumi nobili. Oggi l'anduja, secondo me, ha soppiantato benissimo tutti gli altri salumi, perché è facile trovare in ogni regione qualche salume ottimo fatto naturalmente con la coscia, con la spalla, con la pancetta. Non è facile sicuramente trovare un'ottima anduja. Io ho sempre l'abitudine, Luigi, di sintetizzare per i nostri telespettatori. A un certo punto chiameremo quella che è stata la anduja 2.0. Succedeva che per dare una forma migliore alla stagionatura si ritagliava, si dava una forma squadrata alla pancetta, così all'ardella e ai capocollo. Quelli che erano i ritagli, la carne di troppo, finiva nell'anduja. A un certo punto c'è la svolta, cioè si sacrifica l'intera pancetta, si sacrifica l'intero capocollo, l'intera testa, perché tutto viene tritato, tutto diventa anduja. Questa è una svolta. Sì, ma non è, ripeto, è sempre il lardo, perché la maggior parte, il grasso è fatta di carne grassa, l'anduja, perché poi è sempre un salume spalmabile, e quindi, come dice mia moglie, è un insaccato fuori dagli schemi, è nato così e sarà sempre così, perché si parla di insaccato, si parla di salame, noi facciamo solo anduja e facciamo sì che l'anduja sia al di fuori del classico salame, del classico salume, ecco, di queste cose qua. Però voglio dire, si utilizzano le parti anatomiche intere, che sono ancora più pregiate, sappiamo bene, voglio dire, col lardo si fa il lardo di Conollata, parliamo di un altro salame abbastanza conosciutissimo. La pancetta, ecco, si possono fare le pancette, ma noi li utilizziamo affinché possa essere, rendere ancora di più l'anduja un po' più saporita, perché poi l'elemento principe è sicuramente il peperoncino, però è il peperoncino composto da due sono due tipi di peperoncino, quello lungo a corno
dolce, quello rotondo, diciamo così, a cappello piccante. Quindi l'insieme di tutto questo fa sì che poi ci sia l'andugia, ecco, è perfetta assieme al sale. Però deve essere, sicuramente non deve essere un sapore abbastanza forte, quindi tu quando mangi l'andugia devi sentire poi il sapore di tutto quello che andrai a mangiare. Se la metti sul pane devi sentire prima il pane, poi il sapore della carne di maiale e poi alla fine sentirai il piccante. Quindi voglio dire, ci vuole un insieme di tutto ciò, fa sì che il prodotto sia più o meno buono. Intanto i nostri telespettatori, sono certissimo, avranno notato quanta passione nel raccontare il suo prodotto che stiamo nominando in due modi. Tu continui a chiamarlo Nduja come il tuo dialetto vuole, io farò la parte del resto della Calabria e lo chiamerò Nduja. Adesso tu mi dovrai consentire però una piccolissima incursione nella tua vita privata. Sei una persona giovanissima, ovviamente, Luigi, però io documentandomi ho scoperto che tutto nasce per una questione, diciamo, di cuore ulteriore. Tu eri un calciatore. Bene, sì, Luigi era un calciatore, a 30 anni faceva il calciatore e frequentava la casa di quella che oggi è sua moglie. Lì capisci, ti innamori della metodologia di lavoro dell'Nduja, o Nduja che dir si voglia, di tua suocera. Da quel momento inizi a ragionare da imprenditore, capisci le potenzialità di questo prodotto, Luigi. No, le potenzialità c'erano, come magari non solo io, ma tutto Spillingen era convinto. Ci voleva forse quel qualcuno, quella persona che facesse da traino poi verso tutti gli altri. Io non mi sono innamorato subito del prodotto, però pur non innamorandomi del prodotto mi sono innamorato di mia moglie, ecco, non del prodotto, quindi però pur non innamorandomi, ecco, del prodotto, sono sempre stato convinto che avesse un futuro questo prodotto, perché era, come ho detto prima, è un insaccato fuori dagli schemi, era un insaccato e lo è ancora tuttora, ricercatissimo, perché che noi ne possiamo produrre, che la Calabria, ancor di più oggi questo prodotto si è allargato in Calabria e qualcuno ne produce, non riesce a soddisfare tutte le richieste che si hanno oggi sia in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi voglio dire, della riuscita di questo prodotto ne siamo stati convinti un po' tutti. Ci voleva quella persona, quell'elemento che facesse da traino per tutti gli altri. Mi sento tale in questo momento perché sono stato non il primo, ma sicuramente uno dei primi, ma sicuramente il primo ad aver fatto sì che questo salame, così, questo prodotto, questo insaccato fuori dagli schemi, non venisse considerato più come un sinonimo di un salame di scarto, ma è come un prodotto nobile che oggi è ricercatissimo, ancor di più la qualità, ancor di più il prodotto di Spilling. Io direi, concluderei, che sei stato coraggioso, ma soprattutto lungimirante. Ora io voglio menzionare una data che, vedete, nonostante questo prodotto, come dicevo all'inizio, affonda le sue radici storicamente in periodi molto molto antichi, però la prima sagra della Nduja o Nduja è del 1975, quindi è storia recentissima. Ma recentissima, in 40 anni è cambiato tutto il mondo, voglio dire, quello che cioè la produzione, quello che non si è fatto in quasi 2000 anni, negli ultimi 50 anni la produzione si è fatto in 50 anni. Diciamo che l'origine della sagra c'è da ringraziare Vittorio Miceli, che anche lui è stato, ecco, il promotore della prima sagra assieme all'amministrazione dell'epoca, essendo lui molto vicino, però essendo lui facente parte della famiglia nobile di Spilling, era un pochino, ecco, un po' più lungimirante degli altri e guardava un po' più avanti degli altri, e quindi la prima sagra è dovuta a lui. Da qua poi per tanti anni si è iniziato a capire che la sagra, man mano che andava avanti, aumentava sempre di più a livello di presenze sul territorio, cominciava a farsi conoscere un po' di più, cominciavano ad esserci un po' più di richieste sull'Nduja negli anni a seguire, cioè che veniva all'inizio veniva la classica orba veniva messa, ecco, un po' da parte, da regalare
regalare al medico importante, perché come ben sappiamo in tutte le famiglie ci possono essere dei problemi, quindi era un omaggio. E dal medico veniva ricepito come un qualcosa molto più importante di un regalo prezioso e magari economicamente molto di più valore. Quindi dire che è recentissima, cioè 40 anni sono passati e sono tanti negli ultimi anni, dove sappiamo che di anno in anno il mondo cambia come se niente fosse. Qua a Spillinga forse un po' di tempo si è perso. Però diciamo che ormai negli ultimi anni siamo sulla buona strada per recuperare quantomeno un po' di terreno perduto. Oggi ci stanno, qual è più grande, qual è più piccola, siamo in 11 produttori e non è poco. Diciamo che l'economia del paese si basa soprattutto su questo. Dobbiamo ancora crescere un po' di più come coltivazione del peperoncino, però secondo me ritornerà anche la coltivazione di tutti i terreni che al momento magari sono, se no, non incolti, ma magari dati in affitto a, magari ad allevatori locali, dove gli serve per fare il fieno, per fare il mais e via di seguito. Ora, fermo restando, Luigi, quelle che sono le qualità indubbie di questo prodotto, però è anche vero dire che la Sagra ha dato il là a una certa curiosità. Quindi se oggi è riconosciuto un prodotto in tutto il mondo, è anche vero che ci sono due cose che io vorrei menzionare a cavallo della simpatia. Uno è di uno chef che a Londra ha fatto conoscere questo prodotto. Da lì in maniera endemica è diventato un prodotto di moda, potremmo dire. E poi c'è un altro fattore che vorrei tu menzionassi. Una decina di anni fa, quindi anche lì storia recente, alcuni nostri cabarettisti di Calabria hanno iniziato a fare simpatia, hanno iniziato a fare ironia su quello che era il peperoncino e su quella che era un'anduia, sull'anduia, quindi forse anche per questo suono così simpatico. Diventiamo famosi nel mondo anche grazie a dei cabarettisti e ad uno chef calabrese a Londra. Fa tutto parte, diciamo che abbiamo pubblicità gratuita da questo punto di vista. Anche questo ha inciso, diciamo che tutto questo ha coinciso anche con la crescita delle aziende qua su Spillinga, e quindi ha fatto sì che tutto assieme facesse crescere questo prodotto. È normale che la visibilità che poteva avere all'epoca Franco Neri a parlare del peperoncino di Soverato e dell'Anduja, la visibilità che ha tuttora Francesco Mazzei a Londra, che è il centro del mondo, e parlare alla BBC magari tutte le settimane, dove su Londra sappiamo che c'è gente che arriva da veramente da ogni parte del mondo. Ecco, questo ha fatto sì che questo prodotto crescesse, ma non ci fossimo stati noi nel momento in cui Francesco Mazzei magari parlava dell'anduja, noi non fossimo stati presenti a Londra, voglio dire, si parlava di un prodotto che poi non c'era. Invece un prodotto di qualità presente in quel momento a Londra ha fatto sì che crescesse ancora di più il prodotto e ancora di più il nome e il valore, ecco, dell'anduja, cioè proprio ormai è conosciutissima in tutto il mondo. Ma ripeto, noi riusciamo a fornire pochissime quantità di tutte le richieste. Bene, io intanto ringrazio per questa prima parte, Luigi ci ha dato delle utilissime notizie storiche, insomma abbiamo chiarito degli equivoci storici e abbiamo dato i giusti meriti a chi ha fatto dell'anduja un prodotto così importante ed internazionale. Ora noi varcheremo quella porta dove ci aspettano gli stabilimenti di produzione, le stanze di stagionatura, le stanze di asciugatura, indosseremo i panni a tutela igienico-sanitari. Noi ci vediamo subito dopo i consigli per gli acquisti. Ed indossato l'abbigliamento adeguato, vedete, cappellino e camice, a norme igienico-sanitarie, Luigi ci ha fatto la cortesia portandoci in quello che è il cuore pulsante dell'azienda, la stanza della produzione. Luigi, io qui
bene o male, entrando ho visto quelli che sono i passaggi fondamentali. Vedo la carne cruda ancora da macinare, poi ho visto tutti i macchinari per l'impasto e il peperoncino. Da questo momento sei tu a raccontarci cosa succede in casa. Niente, diciamo che facciamo quello che si faceva una volta, solo che magari con le macchine cerchiamo solo di accelerare un pochino i tempi, perché poi alla fine, voglio dire, il peperoncino viene spicciolato, una volta raccolto viene essiccato naturalmente, viene spicciolato, una volta pronto poi spicciolato il peperoncino viene lavato, lasciato un pochino ad asciugare e viene macinato, quindi è già la prima fase che qua magari non vediamo. Poi ci arriva la carne, selezioniamo magari direttamente, dire che uccidiamo i maiali sarebbe un qualcosa, ecco, di esagerato, però ci facciamo arrivare le materie prime già sezionate, tipo il lardello, il guanciale e la pancetta, li maciniamo, li aggiungiamo il peperoncino, quello che noi riteniamo necessario sia come quantità, poi sia anche tra dolce e piccante, ci aggiungiamo un 3% di sale e poi comincia tutto il lavoro, che ci mettiamo un po' di più, ecco, il lavoro, diciamo così, tra virgolette un po' più manuale, che è la legatura, che praticamente, ad esempio, in questo momento stiamo legando i cresponi, e quindi per questo ci vuole davvero un bel po' di tempo. Il lavoro manuale è davvero tanto e costa tantissimo, poi alla fine è quello che ci costa di più, sia il girare il budello, che come vedi magari sono già girati, pronti ad essere insaccati, e sia poi per la legatura manuale. Veramente un bel po' di tempo ci vuole. Io un dato l'ho già carpito, che è l'unico che hai, scusate il gioco di parole, dato finora, che parlavi del 3% di sale. Hai detto che hai dei fornitori, quindi insomma non hai un allevamento di maiale, non hai un campo dove produci il peperoncino, ma sono certo ci vorrai chiarire quello che è il tuo rigore anche all'approvvigionamento delle materie prime. Ci sono delle percentuali, presumiamo e spieghiamo ai nostri telespettatori, di magro, di grasso, di peperoncino. Anche lì sei rigorosissimo, Luigi. Beh, per forza, perché poi alla fine, come tutti i prodotti che si fanno sia artigianalmente ma anche poi a livello magari un pochino meno artigianale, un po' più industriale, ci vuole sempre la selezione delle materie prime, questa è la cosa un po' più importante. Quindi noi dobbiamo, crescendo, dobbiamo per forza selezionare i nostri fornitori affinché si abbia una carne magari un pochino più sicura, si abbia il peperoncino, ma questo lo controlliamo man mano che noi lo andiamo a lavorare. Insomma, ci vuole un po' tutto affinché un prodotto sia di qualità. Si parte dall'inizio fino alla fine, che alla fine sarà la stagionatura. Ci vuole tutto, ci vuole tanta attenzione, ci vuole, ognuno di noi c'ha il nostro know-how, c'è chi magari ci può mettere un po' di peperoncino piccante in più, chi in meno, chi... Diciamo che l'unica cosa che non si intransige è il 3% di sale, e su queste siamo tutti d'accordo. Poi sul resto è il know-how che ognuno di noi ha, che fa sì che il prodotto sia magari un po' più piccante, un po' meno piccante, un po' più buono, un po' meno buono, ma in linea di massima diciamo che siamo standardizzati sull'Andugia. Qui a Spilling siamo un po' tutti standardizzati. Luigi, c'è un luogo comune che dice sempre che i cibi della tradizione, i cibi della cucina povera, erano più buoni un tempo. Io, secondo me, qualcosa è cambiato nell'Andugia. Mi spiego meglio per i nostri telespettatori. Se è vero che prima c'erano solo i ritagli, se è vero che prima si faceva per ogni maiale giusto un'orba, perché quello era l'intestino, quelli erano i ritagli, oggi, aggiungendo a questi ritagli buona parte di materia prima, di primo taglio, di prima scelta, e avendo stabilimenti come il tuo, con le stanze che andremo a vedere dopo, di asciugatura e di stagionatura di altissimo livello, il prodotto, possiamo dire che rispetto alla fase di quando era totalmente artigianale, oggi questa attenzione lo ha reso decisamente ancora più buono e migliore, Luigi? Beh, lo rende sicuramente un po' più sicuro per quanto riguarda
il cliente finale sicuramente è più sicuro. Certo, una volta si allevavano i maiali in casa, gli davamo quello che rimaneva di scarti del nostro mangiare. Ma una volta, voglio dire, tu oggi, magari una volta, magari anche nell'orto ti facevi i pomodori nel tuo orticello. Una volta quando pioveva acqua pura. Oggi non ti piove più l'acqua pura, quindi tu anche il pomodoro di scarto che può essere, non sai cosa gli dai, non sappiamo neanche noi quello che andiamo a mangiare, quindi figuriamoci quello che possono magari mangiare i maiali. Diciamo che è normale che crescendo noi dobbiamo dare una sicurezza, da un punto di vista dobbiamo quantomeno dare una sicurezza quasi al 100% ai nostri clienti finali. Di sicuro dobbiamo rispettare quello che è la tradizione, quindi dobbiamo selezionare la materia prima, ma non cambia niente rispetto a prima, tranne che magari una volta si impastava a mano e ma abbiamo l'impastatrice, una volta si tagliava anche col coltello la carne, ora c'è la tritacarne. Non sono queste, secondo me, quelle fasi che possono far sì che il prodotto possa essere meno buono di quello di prima. È normale che un maiale allevato allo stato brado, semibrado, una volta non è uguale a quello che c'è oggi, ma è sicuramente un buon maiale anche oggi se tu fai sì che noi lavoriamo anche carne dell'animal welfare. Voglio dire, i maiali non sono sottoposti a quello stress di essere in un metro quadro e vivere là, cioè noi purtroppo anche i nostri clienti, ma anche il nostro modo di essere ci porta a cercare di trovare aziende che lavorano con il benessere animale che per noi è fondamentale. Ora Luigi, dicevamo prima quando ci siamo conosciuti che te certamente va il merito di essere stato un pioniere e di aver avuto la lungimiranza nel credere in questo prodotto che avrebbe potuto travalicare quelli che erano i confini sia comunali, regionali nonché nazionali, tant'è vero che oggi mi dicevi insomma il tuo prodotto arriva largamente insomma in tutta Europa, se non addirittura arriva oltre oceano. Ti faccio una provocazione. Sei genero d'arte, mi dicevi, perché ti innamori della ricetta di tua suocera. Quanto la ricetta è cambiata, se è cambiata, in base ai gusti del tuo cliente finale? Hai mai ritoccato la tua ricetta per essere un po' più ammiccante, per piacere di più, oppure l'anduja è questa e questa deve rimanere? No, diciamo che non è cambiato tantissimo, perché quello che ci vuole soprattutto è l'attenzione, la conoscenza sicuramente delle materie, sono questi i piccoli segreti, ed è l'attenzione che mi ha trasmesso mia suocera, a parte poi le sue conoscenze nel tempo, quindi l'attenzione, ecco, verso il prodotto, verso la carne, verso il peperoncino, verso il riempire il budello, verso la stagionatura. È proprio l'attenzione che mi ha trasmesso di più, perché poi il mio modo di essere mi ha portato ad essere questo, ma è stato il mio modo di essere, non è stata una cosa sua, altrimenti voglio dire avrei avuto suoceri o magari genitori, magari imprenditori e imprenditrici, ecco, quindi voglio dire questa struttura è dovuta solo ed esclusivamente alla mia passione, che tra virgolette si trasforma in pazzia, perché magari da un punto di vista mentale si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che all'inizio eri sicuramente più tranquillo, non avevi dipendenti, cioè i problemi erano sicuramente molto di meno, non ti preoccupavi del benessere animale, non ti preoccupavi di qualsiasi cosa. Oggi devi stare attento, ecco, il grembiule che magari non si debba strappare, quindi ecco ce l'hai blu perché magari così si nota un po' di più se succede qualcosa. Insomma, tante piccolezze che prima non notavamo. Però diciamo che andiamo avanti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e niente, poi viviamo giorno per giorno, che è la cosa più importante. Le più grandi soddisfazioni sono che tantissime queste persone sono qua con noi da più di 10 anni, lavorano,
mandano avanti la famiglia, quindi questo è anche per noi motivo di soddisfazione, più ancora magari dei 100 euro che ci possono rimanere a noi in tasca. E così come Luigi ci ha raccontato di quello che è il suo percorso professionale, ma direi forse più umano, Luigi, perché hai messo l'accento su quello che è l'aspetto umano di questo lavoro, io vorrei che tu mi accompagnassi ancora nelle stanze adiacenti, dove vediamo il percorso dell'anduia prima che poi finisca sulle tavole di noi consumatori. Luigi, lasciato quello che è il cuore pulsante, come dicevamo, dell'azienda, la vera e propria sala operatoria, complimenti per le norme igienico-sanitarie, io ho visto che con un saggio lavoro di layout le tue stanze sono tutte adiacenti e comunicanti, perché hanno un percorso di asciugatura prima e di stagionatura poi. Eh sì, è il classico percorso poi da seguire che ci impone la legge per quanto riguarda proprio le norme igienico-sanitarie. Diciamo che questa è la prima fase di asciugatura, che teoricamente sostituisce il fumo. Abbiamo pure una stanzetta per quanto riguarda la fumicatura, noi preferiamo asciugarla in questo momento, quindi questa è la prima fase di asciugatura e poi viene collegata qua in questa stanza, che è la prima fase di stagionatura. Starà qui magari, ecco, queste sono le orbe, come vedi sono qui dal 25 novembre, sono state fatte. Oggi ne abbiamo 28, sono state fatte sabato, ecco, quindi praticamente saranno qui almeno una quindicina di giorni. Da qua poi verranno in questa stanza qua, che è la prima fase di stagionatura, dove staranno poi all'incirca almeno altri 60-90 giorni qua dentro, e poi andranno poi nella stanza finale, che è la stanza del prodotto già finito, pronto, diciamo, da essere confezionato. Quindi, per meglio sintetizzare il concetto, non saranno le condizioni della stanza a cambiare, quindi di ventilazione, umidità e temperatura, ma saranno le orbe, sarà l'andugia a spostarsi. Noi ci spostiamo nella stanza appena adiacente, dove vedremo quello che è lo step successivo, la prima parte della stagionatura. Accompagnami, Luigi. Abbiamo visto il budello crudo, da questo momento in poi io vedo una sfumatura di colore che dovrebbe indicare una parziale stagionatura. Sì, come vedi questi qua, dopo questi sono del 21 novembre, dopo una settimana, queste essendo un po' più piccoline, quindi stanno di meno nell'asciugatura, dopo una settimana li possiamo portare qua dentro e facciamo sì che maturino qua dentro, dovrebbero stare qua all'incirca un 45-60 giorni, dopodiché da qua sono già pronti per essere confezionati, ma noi li portiamo nella stanza di confezionamento, dove nella stanza di ultima stanza di stagionatura, dove risiederanno lì fin quando non saranno confezionate. Allora, io vorrei che tu adesso mi accompagnassi nella stanza, quella dove avviene l'ultima stagionatura, perché oltre ad avere quello che è l'aspetto finale, quello che tutti i nostri telespettatori poi vedono nella grande distribuzione, nelle botteghe, nei gourmet, insomma, di ogni città d'Italia, c'è una particolarità che vorrei mostrarvi. Fammi strada, Luigi. Luigi, seguendo quei due parametri a me molto cari per riconoscere un'anduia pronta, io vedo che il budello adesso qui è estremamente secco e il rosso è bello scuro. Beh, qui sono ormai, il prodotto è già stagionato, come vediamo questi sono della prima settimana di ottobre, quindi queste orbe sono ancora di settembre, sono già pronte per essere, diciamo così, consumate. È normale che ancora devono stare qualcosina in più. Noi, più sta il prodotto, più stagione e più è saporito, quindi migliora in qualità proprio quando lo vai ad assaggiare, quindi noi li lasciamo qua, al momento della richiesta li prendiamo, li andiamo a confezionare, sono pronti poi per essere sul mercato, sulle case di tutte
di tutte le persone, dei nostri clienti. Ora, prima di andare ad ultimare il nostro viaggio, il nostro percorso all'interno della tua azienda, che sarà il confezionamento, poi dicevamo da quel momento in poi sono pronte per la commercializzazione, Luigi, io vorrei mi spiegassi cosa sono quelle due, come le chiamo, cose? No, vabbè, sono due orbe giganti. Siamo stati i primi a farla proprio agli inizi delle nostre cose, poi li facciamo proprio su espressa richiesta qualcuna per qualche manifestazione particolare nostra, tipo l'apertura del nostro ristorantino quando succede ogni anno in estate, oppure su queste sono di un cliente tedesco che ce le richiede proprio di proposito. Naturalmente hanno stagionature più lunghe, parliamo di stagionature di almeno 2 anni, e naturalmente prezzi più che raddoppiati per quanto riguarda il costo ecco, finale, ecco, perché naturalmente sono delle cose, delle chicche particolari. Bene, Luigi, noi ci spostiamo in confezionamento, vediamo quello che è l'ultimo capitolo della tua anduia e poi i nostri telespettatori sanno che il terzo blocco ci sarà la degustazione. Come dicevamo, Luigi, in conclusione del percorso aziendale, siamo al confezionamento. Si può già confezionare, già consumare, dicevi? È un prodotto già di 60 giorni, quindi pronto per essere confezionato e per andare sulla tavola di tutti i calabresi, italiani e di tutte le persone nel mondo. Io in una puntata precedente a un signore che produce miele ho detto ti vedo sempre un po' triste quando sei al confezionamento. Lui mi rispondeva ci sì, è un po' come liberarmi di un figlio, io mi affeziono al tuo prodotto. Anche per te è così? No, assolutamente, è un piacere per me invece far lavorare tutti i giorni il confezionamento. È veramente la soddisfazione è anche questa, ma non da un punto di vista economico, perché è tutto relativo più che altro, ma da un punto di vista di soddisfazione proprio personale. Significa che l'azienda va, che tutto va bene, quindi è a conclusione di tutto il ciclo, ecco, diciamo così. Quindi se lavora il confezionamento è a conclusione di tutto il ciclo, perché se no tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non serve a niente, se poi va via ci riempiamo solo le stanze e basta. Bene, parlavi di conclusione del ciclo e ovviamente i nostri telespettatori sanno che il terzo blocco di Terre Verdi si svolge con la degustazione del prodotto. Luigi ci ha fatto la cortesia di allertare la signora perché una donna spiega forse meglio quelli che sono gli abbinamenti. Noi ci troviamo subito dopo i consigli per gli acquisti per vedere gli abbinamenti con l'anduia che oggi si preannunciano parecchio originali. Dopo lunga insistenza sono riuscito ad avere la presenza accanto a noi, Luigi, della tua signora, di Graziella. Buondì, ben trovata Graziella. Il mio primo grazie va al fatto che tu abbia allestito questo tavolo per la degustazione. Sapete che l'artigiano dell'anduia, Luigi Caccamo, produce l'anduia, ma qui non c'è un vero e proprio punto degustazione. La signora, vi assicuro, in pochissimi minuti è riuscita a imbandire questa tavola. Graziella, nell'ordine vedo pane e nduia, un classico, poi vedo dei vasetti con delle altre cose. Intanto tu introducici queste leccornie. Innanzitutto ti ringrazio per la visita, insomma per noi è stato un onore, un piacere avervi qui oggi. E come dicevi, in brevissimo tempo con i miei collaboratori, con la signora Rodica in particolar modo, abbiamo allestito questo banchetto. Ovviamente qui è una zona di produzione, quindi non è possibile tenere del cibo, è severamente vietato.
far entrare del cibo o quelli che potrebbero essere dei contaminanti, ma eccezionalmente oggi proprio ci siamo dilettati un po' a farvi vedere quelli che sono i nostri prodotti. Ovviamente, come dicevi, non può mancare il pane, perché peraltro l'anduia, come ti ha detto più volte mio marito, nasce come prodotto povero e quindi era impossibile e inevitabile non utilizzarla con l'anduia, cioè la merenda pomeridiana di tutti gli spilingesi era costituita proprio da pane e anduia. Poi noi diciamo che voglio dire, c'è stata l'evoluzione, come avete diciamo avuto modo di sentire da mio marito, c'è stata questa lenta evoluzione che poi l'ha portata diciamo con l'utilizzo di altri vasi, con l'utilizzo di altre diciamo tipologie di budello, allo stesso tempo l'utilizzo del vaso, che era molto pratico e diciamo per la famiglia media era diciamo un buon prodotto da tenere in casa senza avere grossi quantitativi. Per volontà e su espressa volontà di mio marito, noi ci siamo dilettati ad abbinare quelle che sono i prodotti della nostra terra con questo pregiatissimo insaccato. E quindi l'abbiamo, con l'ausilio appunto di alcune aziende partner, perché noi ovviamente non siamo i produttori, siamo i promotori, ma di fatto noi diamo la nostra anduia, ma di fatto i prodotti vengono realizzati in altre aziende. E quindi passerei con farvi proprio vedere quelli che sono diciamo questi prodotti. La linea è stata denominata linea Anduia Più perché prevede diciamo l'aggiunta del tonno, delle olive, delle cipolle rosse e poi delle verdure grigliate, quindi tutti i prodotti della nostra terra che vengono sapientemente diciamo preparati da queste aziende partner a cui noi ci affidiamo e che peraltro sono dei nostri clienti, ecco, quindi diciamo che c'è questa collaborazione reciproca e di scambio nel corso del tempo, ecco. Graziella, cos'altro? Beh, ci hai fatto una presentazione esaustiva, dire poco. Ovviamente da questo momento in poi i nostri telespettatori sanno che si va al momento della degustazione, dove a mio insindacabile giudizio decreterò se l'anduia dell'artigiano dell'anduia è degna di una medaglia d'oro, come dico sempre. Io partirei subito dal prodotto semplice, quello ovviamente in purezza, all'anduia da sola con il pane, poi faremo un assaggino della tua linea Anduia Più. Andiamo subito all'assaggio, andiamo subito alla degustazione. Eccezionale lo dico io, ripeto, a mio insindacabile giudizio, il tuo potrebbe sembrare un giudizio di parte, però il beneficio dell'intervento te lo lascio, eccezionale lo dico io, è eccezionale e sento una cosa piacevolissima, sono i pezzettini di peperoncino che scrocchiano ancora, quindi c'è la morbidezza di questo salume originalissimo, perché penso che sia uno dei pochi al mondo che si può definire spalmabile. E poi comunque c'è la croccantezza delle sue componenti. Perfetto, sono d'accordo con te. Ti lascio il piacere di dire che è eccezionale, però devi sapere che noi siamo veramente le persone più critiche in assoluto per quanto riguarda il nostro prodotto, nel senso che io credo che per ogni mamma o per ogni papà non ci sia figlio più bello in assoluto, però qui a parte che con la passione sono gli altri gli obiettivi che vogliamo e desideriamo raggiungere, conseguentemente ci vuole molta obiettività e noi siamo i più pignoli in assoluto e quando la mangiamo la degustiamo, è diverso e quindi quello che per gli altri potrebbe sembrare buono, eccellente, guarda caso noi riusciamo sempre a trovare un chi, un non so che, perché aspiriamo
lavoriamo all'eccellenza e quindi ovviamente è normale che riusciamo a trovare sempre non il difetto, l'imperfezione. Posso dire? Posso sintetizzare margini di miglioramento sempre? Sempre. Mio marito dice sempre che nel momento in cui non avremo più l'obiettivo di migliorarci, vuol dire che saremo ormai arrivati al punto di saturazione, non all'eccellenza, al punto di saturazione. E queste sono leggi di mercato, peraltro, per cui vuol dire che non avremo più la passione. Ecco, probabilmente questo. Noi ci fermiamo ancora un attimo perché le sapienti mani di Graziella ci faranno fare un assaggino della famosa linea Anduja Più, quindi l'abbinamento con gli altri prodotti del territorio. Graziella, noi lo stiamo facendo tacere, è stata una scelta perché comunque di lavoro oggi ne ha fatto, mi ha accompagnato all'interno di tutta l'azienda, dell'impianto, quindi io ho voluto che due chiacchiere farle con te perché ci illustrassi meglio. Adesso intanto ti dico quella che è la mia sensazione, poi come al solito tu o Luigi mi correggerete o aggiungerete vostre sensazioni. Io sento un abbinamento impeccabile, nel senso che sia con le verdure, sia con le cipolle, in questo caso le olive e il tonno, si sente l'anduja che fa da contorno, quindi va a valorizzare e ad arricchire un sapore inequivocabilmente definito. Quindi io distingo bene le verdure, distingo bene questa cipolla dolcissima e di tropea, immagino, così come il tonno. Volevate raggiungere questo effetto? Assolutamente sì, era proprio questo. Volevamo abbinarla ad altri prodotti del territorio, ma allo stesso tempo volevamo che sia l'anduja che il prodotto che veniva utilizzato mantenessero la loro identità. E in effetti è stato proprio raggiunto. Ecco, anch'io tra tutti ho il mio preferito, come magari anche tu avrai individuato quello di più di tuo gradimento. E in ogni caso vi anticipo che a breve ne avremo un altro, sono ormai mesi che stiamo lavorando per su un altro abbinamento. Insomma, pare che alla fine mio marito abbia detto di sì, nel senso che siamo giunti alla a questo alla, non so, alla nascita di questo nuovo prodotto, che voglio dire, mettere sul mercato un nuovo prodotto non è semplice, sono tante le variabili che devono essere considerate, e dopo molti esperimenti, insomma, a distanza di quasi un anno siamo arrivati alla conclusione, a questa nuova... Ci stai tenendo in sospeso, ho l'impressione che lo vuoi lasciar dire a Luigi. Luigi, rompiamo gli indugi o ci lasci in suspense? No, ci dai uno scoop? Ce ne sono tanti, perché più che altro cerchiamo sempre di... Vabbè, allora, la nostra innovazione è quella che hai assaggiato, l'anduja. Quella per noi è un'innovazione, andiamo sempre alla ricerca del migliorare, ma soprattutto noi la nostra innovazione è dare al cliente finale quello che vuole assaggiare. Quindi, tornando alla domanda che mi avevi fatto precedentemente, non è cambiato niente, abbiamo solo cercato di addolcire tra virgolette il prodotto affinché dal consumatore finale possa essere apprezzato. Quindi questo per noi è l'innovazione che facciamo tutti i giorni, poi alla fine, ecco.
tanti anni fa c'è nata questa idea di abbinare i prodotti della nostra terra all'Andugia e sono nati questi. E ora era da qualche anno che ne facevamo qualcuno. Ora siamo giunti a termine, magari con l'anno nuovo ce ne sarà qualche altro e poi speriamo, vogliamo arrivare a 8-10 prodotti di questi tutti con l'Andugia. Quindi siamo a 4, un altro nascerà e sono 5. Insomma, cerchiamo piano piano di far crescere questa linea, ma che non è il nostro obiettivo di lavoro, perché noi siamo semplicemente produttori di indugia. Noi facevamo un chilo di indugia quando io ero andato, diciamo, ad imparare da mia suocera, poi ho fatto l'aziendina, facevo un chilo di indugia. Oggi ne facciamo qualcuno in più, ma facciamo solo ed esclusivamente indugia. Noi puntiamo solo a perfezionare l'andugia. Allora, io vorrei, o tu o tua moglie, deciderete voi chi risponderà a questa cosa, che sia un alimento, un prodotto, un salume da mangiare in purezza, non ci piove, cioè con una bella fetta di pane rosolato, croccante, penso che sia il massimo. Però ovviamente la cucina moderna ci ha abituato a degli abbinamenti o inconsueti, come spesso accade, o comunque della tradizione. Di solito qui in terra spilingese come lo si abbina? Più con le carni, con i formaggi, con la pasta, con la pizza? Come si sposa meglio? Allora, diciamo che il piatto principe secondo noi è l'abbinamento che viene fatto con la pasta. Deve essere un piatto semplice e veloce, quindi una buona salsa di pomodoro o meglio ancora dei pomodorini e un po' di nduja saltati in padella, ed è come fare pasta aglio e olio e peperoncino. Ed è una ricetta, diciamo, che viene utilizzata spesso. Poi si può utilizzare in mille modi. Un'altra nostra ricetta, che qui lascio a mio marito la parola, un'altra sua tra virgolette invenzione, ma non c'è nulla da inventare. Forse lo so, per caso è nduja e vongole? Perfetto, è nduja e vongole, perfetto. Ma voglio dire, era di una semplice pasta con le vongole che io avevo preparato a casa, che poi lui ha aggiunto questa nduja e poi la prossima volta me la prepari un pochino meglio e poi di qua e poi di là, ed è venuto fuori questo piatto che mi pare che venga utilizzato anche negli Stati Uniti. Sì, sì, e sì, perché anche qui da noi qualche anno fa è venuto Tony Mantuano, che è lo chef della spiaggia, che è il ristorante di Obama, è venuto proprio ancora, non eravamo neanche qui, però mia moglie abbiamo adibito proprio a una piccola cucina da campo qua vicino, c'era anche quella che aveva vinto MasterChef USA, insomma, che era la sua vice, e insomma gli abbiamo fatto assaggiare questa pasta con l'andugia e le vongole, e l'ha apprezzata così tanto che se tu ora vai anche negli Stati Uniti trovi piatti nduja with clams, come vai anche in altri ristoranti, usano, c'è chi la usa nduja, bottarga e vongole, chi, ognuno se le inventa. Però fino all'epoca non era utilizzata col pesce, ancora col pesce niente. E con le vongole posso dire che è una chicca, perché anche le vongole sono un sapore forte. Però l'andugia non uccide le vongole non uccidono l'andugia. È da assaggiare soprattutto quando tutti i prodotti sono ottimi. Allora, io mi aggancio proprio all'ultimo intervento di Luigi. Parlava di quanto l'andugia sia diventato un piatto famoso e importante anche in America. Quindi io parto con i ringraziamenti. Ringrazio Graziella per essermi stata accanto e per avermi allestito questa tavola succulenta, buonissima, era tutto davvero perfetto. Sapete, io non regalo mai nulla, non uso i superlativi quando non rimango davvero entusiasta dei piatti che mi presentano. Ringrazio Luigi, al quale faccio dei grandi complimenti, e voglio essere più dettagliato. Luigi, parlavi di questo abbinamento con il pesce, parlavi di questo abbinamento che è stato sposato anche in America, e credo che racchiuda la tua di filosofia, il fatto di saper fare innovazione pur restando così legato e ancorato alla tradizione.
il fatto di saper travalicare i confini nazionali pur rimanendo radicato alla tua terra. Davvero un orgoglio, un vanto della calabresità nel mondo. Grazie a Luigi Caccamo, l'artigiano dell'Anduja. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento di Terre Verdi, sempre su Esperia, canale 18. Un caro saluto da Francesco Cirillo Gallucci.